Cari amici di Mille e un'avventura, proviamo Insurgency Sandstorm, questo gioco che prende origine da Insurgency, gioco di qualche anno fa, per probabilmente introdurre qualche meccanica nuova. Come grafica piuttosto migliorata, si può personalizzare come sempre il personaggio, come avviene spesso in questo genere di giochi. Allora proviamo, tanto per perdere qualche minuto, a vedere quali possibilità ci sono. Ci sono alcune teste predefinite, perciò non si possono, come in altri giochi, modificare le dimensioni del naso, degli occhi e così via, come invece abbiamo visto in qualche gioco recente, però. Ci sono vari tipi di personaggi e dato che l'ambientazione è medio orientale, sono tutti più o meno personaggi dai tratti medio orientali, appunto, con queste barbe improbabili, baffi e quant'altro si possa immaginare. Ecco, quindi ci prendiamo almeno un po' di barba col pizzetto, eliminiamo i capelli e poi andiamo subito a personalizzare gli anfibi, visto che per un soldato la cosa più importante sono ovviamente le scarpe. Devono essere rinforzate, anzi i calzini devono avere doppio rinforzo, altrimenti il Mekong vi porta via i piedi. Ecco. Qui comunque l'ambientazione è medio orientale, perciò possiamo anche, dopo aver personalizzato il nostro personaggio nell'esercito regolare, anche questi rivoluzionari dotati di vari tipi di copricapo, si può scegliere il colore della pelle e tutto quanto personalizza al meglio il nostro personaggio. Certo che anche le voci possono essere personalizzate, le stiamo coprendo. Questa tovaglia non è un granché, in ogni caso è tutto da sbloccare, quindi continuando a giocare si personalizzano, si sbloccano tanti indumenti, tanti pezzi di vestiario che comunque non influenzano il gameplay. Qui vediamo le scarpe dei rivoluzionari, ci sono anche le ciabatte, e non è il massimo, ma per il luogo ci può stare. Ora ci lanciamo nel tutorial per capire se c'è qualche meccanica nuova. Abbiamo giocato Insurgency qualche tempo fa, quando ormai non costava più niente, e quindi hanno iniziato lo sviluppo di questa nuova versione. Stiamo cercando di capire cosa dobbiamo fare. Ah, dobbiamo recuperare un'arma, ovviamente. Sì, la grafica sembra decisamente migliorata rispetto al capitolo di qualche anno fa. Abbiamo recuperato un M4 e vediamo adesso cosa. Ecco, dovevamo affrontare il nostro primo avversario, ora sappiamo dov'è. Comunque le meccaniche del gioco non saranno molto cambiate, ci sono vari tipi di modalità, tra cui scorta il VIP, per esempio, che è molto divertente perché uno dei personaggi della squadra, uno dei giocatori, impersona un VIP che deve essere scortato da un certo punto a un altro. Ecco, avete visto il nostro cadavere, e qui invece questo nemico poco intelligente, diciamo, guidato dal computer per farci fare qualche tiro facile facile. Gli ostacoli si possono sempre superare con il tasto spazio. Ci sono le porte che si possono aprire, mi pare, o anche sfondare. Ecco, sì, magari sì, il mouse va configurato perché è molto legnoso. Io sono abituato ad avere il mouse che risponde tantissimo ai movimenti, a piccoli spostamenti. Riproviamo, poi lo. Ecco, sapevamo benissimo che erano lì e li abbiamo eliminati. Ecco qui il nostro precedente fallimento che ha lasciato traccia di sé col suo fucile. Vediamo, sì, si può cambiare il fucile. Quindi diciamo che
un po' di difficoltà adesso perché il mouse devo muoverlo tantissimo per avere piccoli spostamenti, non sono abituato. Certo che questa è l'impostazione ideale per mirare perché si riesce a mirare con notevole precisione, però ci vuole anche un sacco di spazio per i movimenti. Altro nemico nell'angolino, forse ce n'è un altro laggiù. Forse, magari era un nostro compagno. E in questi primi passi, insomma, le meccaniche sono quelle, cioè si può mirare, ci si può sporgere dagli angolini. Qui non si ha ancora idea delle modalità di gioco, ma penso che quelle più comuni in Insurgency siano state rispettate. Ecco, siamo riusciti a liberare la stanza e ora procederemo alla conquista dei punti di cattura. Ecco, qui ci sono alcuni nostri compagni che non danno una mano più di tanto, ma sono tutti del tutorial comandati dal computer, perciò è proprio non è che ci sia molto agonismo in questi combattimenti, si prova solo per vedere un po' com'è la situazione. E ecco, sì, ci sono sempre i rifornimenti sparsi per la mappa. Ecco, forse qui c'è qualcosa di diverso rispetto al precedente Insurgency, perché si possono piazzare esplosivi ecco, meno male che non abbiamo sparato, ecco, sui rifornimenti dei nemici. Quindi piazziamo l'esplosivo, dopodiché, dopo averlo piazzato col cellulare, ecco, cerchiamo di portarci al sicuro, come ha detto in gergo colorito il nostro compagno. Ed ecco che è esploso proprio l'edificio in cui c'erano le munizioni del nemico. Avanziamo ancora, vediamo quali altre missioni. No, i vetri sono infrangibili, non si rompono. Mentre in altri giochi si può rompere il vetro e entrare dalla finestra, in altri giochi recenti, che ecco qui, questi due si lanciavano lungo la scala, li abbiamo subito fermati. È ovviamente tutta un'altra storia con nemici in carne ed ossa su rete. In multiplayer è tutta un'altra storia e sarà, magari ci proverò, visto che questo è il weekend gratuito di Insurgency, se magari domenica un po' ci provo, vediamo un po' quello che succede, ma sarà sicuramente proprio tutta un'altra storia. Proviamo questo fucile di precisione, non è che ingrandisca più di tanto, poi con tutte queste esplosioni trema tutto, non si riesce a tenere fermo il fucile, bisognerebbe appoggiarsi e trattenere il fiato. Ci proviamo adesso, ecco, trattengo il fiato. Non lo so. Non è facile, poi magari sto sparando a un nemico già abbattuto. Questo sembra un fucile più. Qui è più stabile, anche se non è un fucile di precisione, ha solo il mirino che evidenzia meglio i nemici. Ecco, vediamo poi l'ultima modalità: se si impersona nella squadra il caposquadra, si può comandare il lancio di bombardamenti o fumogeni o cose di questo genere. Ecco che stiamo chiamando l'elicottero che lancerà missili o sparerà su questo punto dove adesso vediamo il fuoco verde. Vediamo se qui siamo abbastanza al sicuro dal fuoco, forse no, soprattutto perché siamo in piedi sopra i sacchetti e non siamo assolutamente protetti. Infatti ci stanno sparando, ma la precisione. Non so dov'è questo elicottero, dovrebbe ormai attaccare. Vediamo. Ecco, lancio di missili e a quanto pare ci hanno colpito i nemici o questi missili erano troppo imprecisi. Ecco il nostro fallimento per terra vicino all'osservatore.
Bene, vediamo l'ultima meccanica diversa dall'insurgency originale, quello di qualche anno fa. Dovremmo adesso provare i veicoli con armi pesanti montate, quindi difendiamo ancora qualche minuto, qualche secondo questo ponte, salutiamo l'osservatore, ecco, andiamo a recuperare il mezzo pesante, cioè il mezzo con montato il cannoncino, mitragliatore, vediamo, ecco, appena, bene, partiamo e qui si conclude la nostra avventura nel tutorial di Insurgency. Weekend gratuito, non stiamo facendo molti danni, però deve essere nelle mani di un esperto. Ecco, anche stavolta li abbiamo mancati, i traccianti non ci aiutano più di tanto. Ecco, nelle mani di un tiratore esperto, qui qualcuno l'abbiamo preso per miracolo, ecco, deve essere un'arma davvero devastante. Va bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, speriamo che questo Insurgency diventi al più presto a basso prezzo, così potremo giocarlo senza spendere troppo in questa community che di solito presenta dei giocatori esperti molto bravi. Non mi resta che ringraziarvi, dicevo, e alla prossima. Ciao ciao!